Buongiorno a tutti, io sono Elisabetta e vi proporrò un esperimento sugli acidi e le basi. È un'esperienza che potrete ripetere anche a scuola o nelle vostre case. L'esperimento che vi propongo ci permetterà di capire cosa sono gli acidi e le basi. Ne avete mai sentito parlare? Il nostro organismo, ad esempio, usa gli acidi per la digestione degli alimenti. Le basi, invece, fanno spesso parte dei prodotti per la pulizia della casa. Sono sostanze basiche l'ammoniaca e la candeggina. Per capire se le sostanze sono acide o basiche, gli scienziati ci hanno dato un aiutino. Una scala di misurazione che si chiama pH, che va da 0 a 14. Una sostanza con pH minore di 7 è acida. Una sostanza con pH maggiore di 7 è basica. Una sostanza con pH 7 si dice neutra. Vediamo insieme che cosa ci occorre per fare questo esperimento. 5 contenitori trasparenti. Noi utilizziamo questi che si chiamano beaker. 2 siringhe senza ago da 5 ml. Un cucchiaino e una spruzzetta contenente acqua distillata. E poi ci occorre ancora un cavolo rosso, acqua distillata, aceto di vino bianco, sapone per le mani, succo di limone, bicarbonato di sodio. Ed ora vediamo insieme il procedimento per preparare il succo di cavolo rosso. Affettiamo un pezzo del nostro cavolo. Una volta affettato, lo mettiamo in un pentolino. Versiamo all'interno dell'acqua fino a coprirlo. E mettiamo a scaldare. Lasciamo bollire qualche minuto. E poi andiamo a filtrare il succo con l'aiuto di un colino e di un canovaccio. Lasciamo raffreddare il succo prima di utilizzarlo per l'esperimento. Adesso siamo pronti per iniziare l'esperimento. Riempiamo tutti i nostri beaker fino a metà con acqua distillata. All'interno del beaker numero 1 non aggiungiamo altro. All'interno del beaker numero 2 aggiungiamo, con l'aiuto della siringa da 5 ml, l'aceto, che per comodità prima ho versato in un beaker pulito. Nel beaker 3 vado a mettere il sapone per le mani. Nel beaker 4 mettiamo 5 ml di succo di limone, anche in questo caso l'ho versato prima in un beaker pulito. Per aggiungere il succo di limone ricordiamoci di usare una siringa pulita. Nel beaker numero 5 aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Ed ora, con una pipetta o con una siringa pulita, andiamo a mettere in ciascun beaker qualche goccia di succo di cavolo rosso e vediamo cosa succede.
Il succo di cavolo rosso, grazie alla presenza di antocianine, che sono pigmenti contenuti al suo interno e che danno la colorazione viola, ha la capacità di cambiare colore a seconda che venga a contatto con una sostanza acida oppure basica. È quindi un indicatore naturale di pH. Il succo del cavolo rosso ha colore viola e diventa rosa oppure rosso se il pH della sostanza con cui si mescola è acido, blu-verde se è basico. Ogni Becker ha assunto una colorazione diversa. Con l'aiuto di una scala cromatica possiamo determinare il pH. Andremo a confrontare i colori ottenuti con quelli riportati sulla scala. A ciascun colore è assegnato un valore di pH. Il Becker numero 4, che contiene acqua e succo di limone, ha un valore di pH tra il 3 e il 4. Tra tutti, quindi, è il più acido. Il Becker numero 2, che contiene acqua e aceto, ha un valore di pH pari a 4, è quindi leggermente acido. Il Becker numero 3, che contiene acqua e sapone per le mani, ha un pH intorno a 6, leggermente acido. Il Becker numero 1, che contiene solo acqua distillata, ha un valore di pH pari a 7, ha quindi pH neutro. Il Becker numero 5, che contiene acqua e bicarbonato di sodio, ha un valore di pH pari a 10, è quindi basico. Dopo che abbiamo messo le sostanze nell'acqua, non notiamo un cambiamento evidente. La nostra acqua appare sempre limpida e trasparente. Se però facciamo l'analisi del pH, vediamo invece che le nostre acque non sono tutte uguali, ma il grado di acidità è diverso in ciascun Becker. Questo può succedere anche in natura. L'acqua che vediamo ad esempio nei fiumi o nei torrenti può apparire pulita, ma se poi andiamo a fare l'analisi chimica di quell'acqua, vediamo che in realtà è inquinata. Ci sono infatti inquinanti invisibili, che non hanno né colore né odore, ma sono comunque molto pericolosi e possono far male agli organismi che vivono nell'acqua, e poi di conseguenza anche a noi. E adesso che hai scoperto che cos'è il pH e come misurarlo, prova a ripetere l'esperimento, andando anche ad analizzare altre sostanze che trovi a casa o a scuola. Buon divertimento!